Buongiorno. Salve, mi dica. Cerco il signor Perchiazzi Pasquale. Oggi mi dispiace, non c'è, perché oggi è di matrimonio. Ah. Ma lei chi è? Sono sua figlia. In questo condominio le sorprese non finiscono mai. Scusate il ritardo, mio figlio dov'è? Mio figlio? Papà, figlio mio, come stai? Che fai con la busta? Ho fatto dei panini, non si sa mai, con pernacchia, conosci il tipo, non si sa mai. Non so. Mi hai rubato la ragazza. Su, coraggio, coraggio. Non è niente, si sposano tutti prima o poi. Ci siamo decisi finalmente. Auguri. Grazie. Auguri, grazie sulla faccia. Allora, tu allo zio devi sentire, lo zio è nato cravattaro. Oh. Sì. Che ve lo spoma! No, siamo arrivati, scendi! Vera, lasciami godere questo momento di gloria! Come ti fa conoscere? Non posso stare! Scavalca! Che figura! Che cazzo si ha? Scavalca, basta che non la sciupi la macchina! Appientro! Ma ce ne frega, la sciupi, Anton! Yara Bart! Shhh, senti, ci sentono! Alza la scusa! Il bambino! Aia, che dolore! Ha scravazzato un rognonato! Dai papà, metti la zanzariera avanti, metti! Non so mai, qualche zanzara ti può tirare un morso! Sei bellissima papà! Tu non immagini quanti soldi sto spendendo per questo matrimonio, papà! Grazie zio! È emozionante sto matrimonio! Zio, ma perché la sposa è già incinta? Ma vedo come è incinta. Beh, i fatti tuoi quali sono? Parla come a Perchiazzi, freccato come a lui. Allora, perché sta incinta la sposa? Perché l'altro giorno lui e lei, tanto si sono guardati intensamente dentro agli occhi, sì, che hanno già concepito, diciamo. Anzi, zio, ma la nonna com'è nata? La nonna com'è nata? La nonna è nata tra i petali di una rosa, è vero, Angela? Infatti, sì, sì. E la zia? La zia, arredia per te. Sì. La zia, invece, è nata sotto il cavolo. Ah, è la nipotina. La nipotina com'è nata? La nipotina invece l'ha portata la cicogna. Infatti. Zio, ma è possibile che nella nostra famiglia non c'è uno che è nato normalmente? Non la potevo mandare alla scuola. No, la prossima volta mamma, non la metto più. Zio, senti, a proposito di bambini, hai saputo che abbiamo adottato un altro bambino a casa? Ma tu hai un altro bambino? Allora io sono lo zio di un terzo nipote! Sì, zio, è bellissimo. Che bello, senti, l'avete adottato in Italia, pugliese, barese? No, è un bambino cinese. Ma tu hai bambini che fanno il latte di mandorla con gli occhi a mano? Bellissimo. Ma dimmi una cosa, ma sto bambino, vabbè, mo non sorge il problema che è piccolino appena nato, ma mo che comincia a parlare a 2-3 anni? Beh, perché? Cioè, prova a capire, cinese! Sta arrivando mio fratello gemello! Quello è stato in seminario, Don Felicenzo! Dio, guarda, è tale quale a te! E per forza, siamo gemelli, siamo due gocce d'acqua! Goccia va invece su bacquale!
Zio, senti, solo che tu sei deficiente e lui è intelligente. Poi, zio. Zio, sta arrivando lo zio. Scusate il ritardo, scusate. Dottor Ricetto, buongiorno. Oh, che ben bella arrivato. Sposa, scusatemi, ma vengo da Trento col treno e per 30-31 mi ha chiedo. Ma no, le porto anche arrivato, dai. Generalissimo Perchiazzi dei Berretti Verdi. Ho sentito parlare benissimo della sua famigliuola, del mio fratello gemello Misto Armando. A lei la cerimonia tutta completa a soli 300 euro. 300 euro? Sì. La cerimonia intera? Intera. È un quarto di cerimonia? 150, spot fan. Oh, io non ci sta bene. Pace. E bene, famiglia. Sì. Vogliamo andare in chiesa? Un attimo, perché? Soldi, papà. Io non immagino neanche quando mi viene a costare questa cerimonia. Piace, ma cosa capisci? Tu pensa a sposarti, lasci farmi a me. Fratelli, sorelle, canat, ma chi erano tu, placa? Bene, seguitemi. Perché stiamo per officiare messa. Siamo qui per un grande evento. C'è a me da fuori chi la porta, per favore. Oggi sono venuti a me queste pecorelle smarrite. La sentite anche voi? Uscite fuori dal tunnel nel del condominio ed entriamo invece in questa spirale di luce che porterà questi due nostri figliuoli al compimento del loro Ienutec, mister della fede, al compimento, come dicevo, del loro matrimonio. Alleluia, alleluia, alleluia. Qui lo Spirito Santo per Chiazzi mi ha detto di venire qui a suonare per il matrimonio, scusa. Va bene, allora siccome questa è la casa del Signore, mit de parcheggi. Bene, in piedi e prepariamoci a celebrare questo santo matrimonio. Figliuoli, prendetevi per mano. Tu, Alicia, vuoi come tuo legittimo sposo, il qui presente Rino? Sì. E tu, Rino, vuoi come tua legittima sposa, la qui presente Alicia? Forse era distratto, ripetiamolo, il ragazzo mi si è distratto. Se lo ripeto, mi piace che tanto avrà sentito bene. Dai. Dicevo, Rino, vuoi come tua legittima sposa la qui presente Alicia? Sì, è vero, sì.
dai, dai, orso, lo può morire. Ristorante, fai presto, dai, che dobbiamo andare a mangiare. Le buste, non le ho ancora avute, le buste di regalo, dai. Ma... Sì, non buttate la pasta, è saltato il matrimonio, che no, e che peccato quanto figlio. Vero, si accomodi, si accomodi, scena 2. Ti voglio bene, ciao Mario. Che ci fate qui? Vito mi fa morire. Qui gatta cicogna. Gatta cicogna. È qui, qua. Lo ripete lui perché è un refrain. Sei peggio un tartanone, Licia! In sticca indiodorante! Ma però noi siamo quelli che gli ha risposto in goro, è meglio il vino che i castelli. Bravo Giordano! A Washiford, a Castro Cavolo dobbiamo andare tutte e due! Se volessi da sì. Buongiorno. Faccia la perla che? Ma faccio da perno! Vabbè, faccia la perno. Se non faccio la perna, ma mo fa un pezzo. Se la guarda da sé, se la impressiona da sé, padruanne ma chi è stata cago il giorno. Ho dei momenti in cui mando il backstage, perché loro la fanno. Che cosa? Chi no? La birra? Scusami, ma se la siete trasportata. Come c'è il giusto caffè? Che sa fare? Se non marto, zi marchis? Banchetto! Vi sono fatta tutte e due. C'è il perciò per telecamere. Queste notizie mi prendono, come dire, mi fanno venire... Ma cazzi che la paro. Se la guardate, se... Padruanne ma chi è stata cago il giorno la gallina con la febbre alta.
Ma il gallo, gallo o la gallina fa le... La gallina. La gallina con la febbre alta fa le uova sole, giusto? Diciamoci la verità, guardiamoci in faccia. Ah, la signora è in casa? Ho detto allora, rimbarà il lavoro e mi deve pagare. Ma è la figa, è la mamma, ma è la figa, è la mamma, ma è la figa, ma è la mamma. Guarda che tra un po' ti faccio un take d'apertura su questa scena, Mario, per piacere montalo, è un bel campo largo con un pizzico d'avvicinamento ai due, intanto sono qui e ti faccio panza, va bene? Questo è un take 2. Puntata 25, scena 9, Mario. 1. Silenzio per favore. Azione! Io fermo per cazzi! Io la denuncio per cazzi! La denuncio! Oh, l'altro amico morse! È morse! Come morse? Morse! Tasse. Dai! Madonna! La macchina! No, e non ridete, dai. Che sei forte, non posso non rimpoggio, che me. Ma ci non lascia passare la pinta. Mi chiami? Poi vediamo. Azione! Piccolo, e lui sente il campanello. E quindi scendere di avere... Dobbiamo scendere? No, sparisco io in modo che... Allora, questa la devo all'inizio. E non vale la pena neanche che li prendo e gli do il caffè. Volete il caffè? Prestige. Prestige. Ho detto che non dobbiamo rompere. Perché anche io e le ragazze siamo messi a ridere all'inizio, dai. Vieni, Marco. Sì. Ma sei sicuro di poter curare mio marito? Tu sei un veterinario. Oh, ma Vera, così mi offendi, Vera. Perché io, immagino, ho guarito un caso di un paziente. Infarto? Infarto? No, ma io la faccio così. Infarto. Perché tiri il riso, pensa che sei, perché ti stava appoggiando. Infarto morse. Infartata è morse, con il fai infarto è morse. E allora, se siamo tutti d'accordo, non c'è altro che da fare. Adesso di mia sorella, che c'è altro da fare? No, non è altro da fare, bisogna muoversi su. Laura! Perché io da quella sera non ho fatto più il gibelleno senza te. Eccoli lì. Ciao ma. Eccoli lì, guardali Mario. Bacio. Bacio. Basta! Io invece no. La vedi quella che tu dai. Però stai attenta, vedi? Ma le braccia che sono bianche. No, come sono lacrimare. Io invece ho tipo, come dire, per un bel maschietto, Maga, un bel maschietto. Per l'Inter. Cantiamo tutti insieme la canzone degli angioletti che scesero dal cielo per fare la pipì. Oh,
non esiste proprio. Che c'è? Un matrimonio, una marcia nuziale, va bene? E tu mi metti a verso un ritmo da sei, questo devo entrare lentamente. Ci vuole una musica, come dire, più soft, ecco. Ma io la verità devo andare a un altro matrimonio, ecco perché andavo di fretta. Uè, dico uè, ma che sei pazzito? Io qua ti sto pagando, sto cadendo panina, uè, ma che sta scherzo? Vabbè. Oh, allora facciamo una cosa. Tu suoni, io canto e ti faccio vedere come l'avessi mai fatto. Vabbè. E così la voglio in sala. Vabbè. Vabbè, si pronti? Sì. E one, e two, e one, two, three. Questa è la canzone degli angioletti che scesero dal cielo per fare la pipì. La videro la Esso, la Ferrari, la GT e si dimenticarono di fare la pipì. È finita. Sto per suicidarmi. Addio mondo crudele.